Bene, amici ed amiche, eccoci questo 5 febbraio 2020, Reggio Calabria. Guardate, il cielo non promette nulla di buono, c'è un vento freddissimo, ha nevicato anche a bassa quota, Roccaforte del Greco l'abbiamo visto imbiancato, per cui qui veramente c'è un vento gelido, rischia anche la pioggia. Noi siamo al solito davanti Palazzo San Giorgio, eccolo qua. Poi dietro di noi, adesso davanti a voi, la Statua dell'Italia, Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana, e qua di lato la prefettura. Insomma, questa è la nostra location per fare le riflessioni. Oggi andremo a fare una riflessione, tutti belli imbacuccati perché fa freddo, su quello che è stato l'incontro di ieri alle hotel, diciamo, di tutto lo Stato Maggiore di Reggio Calabria e provincia di Fratelli d'Italia, con a capo l'onorevole Edmondo Cirielli, che è il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, i due candidati e adesso eletti neoconsiglieri regionali alla Regione Calabria, Domenico Creazzo e Giuseppe Neri, poi Fausto Orso Marzo e quindi, come vi dicevo, lo stesso Edmondo Cirielli. Poi sono intervenuti anche altri, fra cui il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, Antonio Pizzimenti, consigliere comunale qui al comune di Reggio Calabria, e Daniele Romeo, Franco Germanò, quelli che ricordiamo. Marco Cascarano, insomma, un po' tutto l'establishment di Fratelli d'Italia, quel gruppo di persone che sono riusciti ad ottenere un risultato eccezionale, quantomeno qui nella provincia di Reggio Calabria, ma anche in tutta la Calabria, in provincia di Reggio Calabria soprattutto, perché è il primo partito di centrodestra, ha sorpassato Forza Italia, che era una delle roccaforti italiane più forti, scusate il gioco di parole, quindi insomma un risultato notevole. Quindi si è un po' dibattuto su quelle che possono essere le prospettive di Reggio Calabria e provincia, anche in proiezione delle prossime elezioni comunali. Insomma, si è parlato poi alla fine dei soliti temi, quelli che riguardano la sanità, le infrastrutture, eccetera. Quindi le criticità le conosciamo molto bene. I rifiuti, la sanità che veramente è ridotta molto molto male, l'ha sottolineato in maniera perentoria e senza ombra di dubbio o equivoci il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. Insomma, tanti gli spunti e spunti di discussione che adesso andranno affrontati in seno a quello che è, in questo caso, l'istituzione della Regione Calabria, ma anche in seno poi al comune di Reggio Calabria, della città metropolitana. È difficile uscire da questa sacca che si è venuta a creare, è una sacca che comunque di disagio, di povertà economica, di mancanza di opportunità, di giovani che vanno via, insomma è qualcosa che si è creato non adesso improvvisamente, ma nel corso degli anni, fa un freddo cane, negli ultimi 30 anni, cioè dopo gli anni 80 si è andati veramente sempre di più a peggiorare, non si riesce più a risalire la china, questo è quanto, a parte qualche flash così, qualche ventata d'orgoglio, qualche eccellenza che ogni tanto appare, però diciamo che la vita sociale, la collettività qui a Reggio Calabria e provincia è veramente messa a dura prova. Questa è la realtà con la quale dovranno fare i conti questi politici. Poi Edmondo Cirielli ha fatto un po' l'analisi, ha ringraziato tutti coloro i quali ancora lo vogliono come commissario, dice tu devi rimanere come commissario, perché i risultati che abbiamo ottenuto sono anche grazie a te. Lui ha ringraziato, dice però Salerno ha bisogno, Salerno è la sua città, ha bisogno anche di me. Insomma, alla fine probabilmente Cirielli andrà a Salerno a dare una mano a Fratelli d'Italia, però
qualche altro si troverà a sostituirlo, qualche altra persona valida. Fermo restando, il risultato eccezionale è ottenuto. Però noi, al di là dei risultati elettorali, che possono essere eccezionali, possono essere tutto quello che volete, noi aspettiamo come nostra caratteristica, più che i risultati elettorali, poi aspettiamo i risultati concreti che vanno a incidere sul territorio e soprattutto sulla collettività, sul benessere della collettività. E questo qui non funziona nulla. Ieri sera mi ha chiamato una signora che all'Hermes c'è una situazione incredibile, si fanno file, vengono rimandate 6-7 volte, bollette pazze. La sanità non funziona, non ci sono ambulanze, in ospedale al pronto soccorso, al grande ospedale metropolitano, se andate veramente sembra un girone dell'inferno, sei nel limbo, non sai mai quando ne esci e chi ti visita, insomma, è veramente qualcosa di assurdo. Di assurdo che va superato. Poi, per non parlare della questione aeroporto, ma qui sono state talmente tante, tante poi le discussioni, le proteste, che ne avete anche le tasche piene, ma anche noi. Cioè, c'è una voglia di non fare le cose. A chiacchiere siamo tutti bravi. Adesso la sfida, soprattutto per Fratelli d'Italia, che si è assunto questa responsabilità, cercando e ottenendo i voti, si è assunta una bella responsabilità da un lato, ma anche una bella patata bollente. Fratelli d'Italia ha adesso la possibilità di dimostrare con i fatti che le persone elette possono davvero dare un contributo notevole, sia alla nostra terra, tutta l'amata Calabria, ma soprattutto Reggio Calabria, che sappiamo essere tra le cinque province, la provincia più depressa, la più in difficoltà. Forse peggio di noi è Crotone, ma Crotone è una piccola realtà rispetto rispetto appunto alla città metropolitana di Reggio Calabria. Poi l'altro tema toccato e che è importantissimo è che Edmondo Cirielli l'ha detto chiaro: intanto il candidato a sindaco per la città metropolitana lo sceglierà Roma, lo sceglierà Giorgia Meloni. E la caratteristica, e questo l'ha sottolineato ben chiaramente, deve essere una persona non divisiva, nel senso che al di là dei ruoli che la persona può avere o non avere in Fratelli d'Italia, ma se questa persona non riesce a unire, ma divide, sicuramente, certamente non è tra le caratteristiche bene accette. Quindi verrà escluso chi non è capace, anche se ha dei ruoli importanti, chi non è capace di aggregare o comunque divide, sarà escluso dalla corsa. Quindi, insomma, il gioco non è scontato, così come non è scontata secondo noi, la candidatura di Massimo Ripepi. Così come non è scontato che sia escluso Bombino dal gioco delle candidature a sindaco, così come non è scontato che Angela Marcianò in questi giorni magari possa uscirsene e dire io mi candido a sindaco, e lì sarebbe davvero forse l'outsider che potrebbe creare non pochi problemi a Falco Matà. Poi con Falco Matà si vocifera che anche lui non sarà il candidato del centro-sinistra. Ma sono voci, qualcuno dice che si voglia andare alle primarie, qualcun altro dice che il PD sceglierà Mi metto battaglia, insomma, adesso siamo un po' a quella che è la fantapolitica, ma i giorni passano, le settimane passano, fine marzo arriva, fine marzo è il termine poi ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati, quindi abbiamo 2 mesi pieni per fare le nostre valutazioni e le nostre considerazioni. Bene, questa è diciamo un po' la giornata di oggi, una giornata che vi facciamo vedere regina, bella, nuvolosa, fredda, cioè ventosa, mentre nelle montagne limitrofe nevica. Insomma, con queste immagini l'arciere vi saluta, lancia la sua freccia al cuore di chi mi vuol bene e il solito affanculo a chi mi vuol male. Grazie e alla prossima.